Salve a tutti, buonasera e benvenuti in questo nostro salotto virtuale. È uno spazio che stiamo cercando di creare noi di Get Latest Version, un po' per distrarci, un po' per passare il tempo e pensare a qualcos'altro in un periodo che non è particolarmente felice e fortunato per l'Italia, un po' per tutto il mondo. E anche perché è un modo divertente per occupare un po' di tempo. A questo primo incontro vediamo, conosciamo Alessandro Alpi. Ciao Giuliano, grazie per l'invito. Ciao a tutti. Ciao Alessandro, e per coloro che non hanno avuto occasione in passato di partecipare a qualcuno degli eventi che Alessandro ha organizzato, ella ha conosciuto potremmo dire in diretta o in presenza, come preferite. Due o tre parole di presentazione. Alessandro ormai si occupa di IT, anzi lui non lo sa, ma io ho trovato un suo vecchissimo intervento su un forum di .NET, se non ricordo male, che risale al 2000 e qualche numero, numeri molto bassi, 2002, 2001, non ricordo con precisione l'anno, ma poco importa. È da quell'anno che lui si occupa di IT, ha lavorato nello sviluppo software, con tecnologie Microsoft, poi progressivamente anche per esigenze di lavoro e di opportunità è passato a occuparsi di dati, quindi Microsoft SQL Server. Noi siamo qui appunto per iniziare a chiacchierare con lui di gestione dati, ma gestione dati non più con l'ottica del database monolite, dei dati che una volta messi lì non vengono più toccati, ma in una chiave diversa, una chiave più vicina alle tecnologie e soprattutto alla moderna cultura DevOps, perché anche per quanto riguarda la gestione di un database management system, possiamo, anzi dobbiamo applicare la cultura DevOps. Sì, e mi permetto di aggiungere un termine con cui scherzo spesso, però fondamentalmente anche se DevOps dovrebbe riassumere un po' tutto quello che sta dietro anche al mondo dei dati, si parla comunque di Data Ops proprio per la caratteristica specifica che ha questo mondo, insomma, che lo rende diverso da tutti gli altri, da un certo punto di vista, attenzione. Abbiamo avuto con Alessandro diverse occasioni, tra cui la recentissima sequela e la guerra dei coloni, scusate l'incidente. Sempre per non essere nerd abbastanza, ecco, manca sempre quella parte. Lo so, però noi lo siamo dentro e io mi vanto di essere un nerd dentro, è anche un modo per cercare di rimanere giovane, perché come potete vedere anche dagli occhiali, io inizio ad avere una certa e non sempre è così semplice e facile rimanere al passo coi tempi, però è un modo divertente e stimolante per continuare a esserlo, un po' perché è necessario per rimanere al passo, un po' anche perché è divertente, perché ve l'ho detto, io sono un nerd dentro e se ci state seguendo sappiatelo, un po' nerd siete anche voi. Magari ci troviamo online anche a giocare a qualcosa e chiudiamo il cerchio. Decisamente. Comunque sì, prego, E puoi se sei procedere. d'accordo, iniziamo con le prime domande. Sì, proviamo a Se rendere questo mondo così visto un po' legacy, un po' indietro, qualcosa di un po' più, anche tu l'hai ma detto, io divertente e guardo. appassionante, A per quanto possibile. me, io vi posso garantire che in passato, rispetto all'esame molto marginalmente, ma in passato ho avuto una serie di momenti stimolanti e anche divertenti dopo, sicuramente dopo che ho risolto i problemi. Io ho visto la parte divertente, però molto molto affascinante nella gestione del database, io più che altro sul recupero dati e gestione, diciamo sì, di piccoli Quando è disastri. tardi, tipicamente. Tipicamente quando è tardi e quando la gente è convinta di avere un backup scopre che non ce l'ha. A questo punto, guarda, partiamo subito con la prima, che qual è la differenza più sostanziale tra codice e database? Perché, Alessandro, correggimi se sbaglio, tu vedi non una semplice melassa di dati, ma un codice vero e proprio con cui tu maneggi i dati.
Ma in generale mi piacerebbe farti la domanda così a sorpresa, dire secondo te c'è una differenza e se sì quale, però dai, sarò bravo e ti rispondo, provo a darti il mio punto di vista su questa cosa. Quello che erroneamente a mio avviso si fa è considerare il database come una cosa completamente disaccoppiata e completamente diversa da tutto il resto del mondo dello sviluppo. Cioè, prima di tutto, secondo me, da dare due risposte, quindi la risposta non è solo una. La prima è che dal punto di vista delle strutture e in generale della definizione, abbiamo un linguaggio dedicato che è la DDL, il Data Definition Language, più anche il DCL, il Data Control Language per le permission e la security. Insomma, tutto quello che riguarda gli oggetti a database, in realtà, di differenza rispetto a un file .NET o PowerShell o YAML, non c'è tanta differenza, nel senso che si tratta di file che definiscono la struttura di un oggetto e in generale anche tutto quello che riguarda la permission circostante, set di permission circostanti. Quindi a livello di file, per un source control management, per un version control, si parla grosso modo della stessa cosa e sono i file. Invece la seconda parte, che è quella che è veramente molto molto diversa, direi all'estremo opposto, è il mondo della persistenza, il mondo della possibilità di perdere dei dati che avevamo prima in produzione, una maggiore esposizione alle regressioni, una potenziale perdita di dati dovuta all'intervento utente indipendente appunto da questi file. Quindi diciamo il dato salvato, sia esso transient o at rest, comunque il dato persistito su un particolare storage. Questa è la vera differenza. In più c'è anche una parte di mancato livello di compilazione, perché non esiste un vero e proprio compile time, per cui molte cose che possono essere prevenute a livello di codice dal punto di vista applicativo, sul layer database necessitano di certe considerazioni in più, ad esempio provare le cose prima di applicarle, oppure analizzarle su ambienti speculari. Ecco, questo non è molto diverso da quello che si può fare sul codice, però è un'altra cosa da considerare, perché ad esempio un build server per un database ha sicuramente ruoli completamente e mansioni anche completamente diverse. Però in definitiva, se vogliamo dare una sola risposta, possiamo dire che dal punto di vista del controllo del codice sorgente non ci sono poi tutte queste differenze. Dal momento in cui si arriva sulla pipeline di deploy, quindi verso la parte più ops, ecco, in quel caso le differenze sono quantomeno da considerare e da non sottovalutare. Tu però cosa ne pensi? Secondo Io te? ti posso garantire che c'è stato un momento, ci ho avuto due occasioni, c'è stato un periodo in cui ho lavorato con dati grezzi e ho utilizzato un motore MySQL, perché non avevamo, era un esperimento, avevamo pochi finanziamenti e quindi ho girato un po' la palla sull'SQL Open. Però ho riscontrato già nel 2008-2009 quello che è il codice dentro un SQL, perché l'ho utilizzato tramite Vista e Stored Procedure effettivamente come classificatore e quello che oggi va tanto di moda, che è il mapping. Quindi sostanzialmente l'interfaccia utente erano fogli Excel che in ODBC erano collegati sulle viste che io generavo, e la totalizzazione di questi sensori e una serie di medie venivano fatte a livello di SQL. Quindi già nel 2008-2009 per me il codice girava in SQL dentro il motore, per cui per me già a quell'epoca non c'era grossa differenza. Per cui ecco, io sposo in pieno la tua Quindi anche in filosofia, la tua definizione risposta. magari tu coinvolgi anche la parte di programmabilità, non solo la struttura degli oggetti, ma anche magari store procedure, funzioni, viste che alla fine, ricordo, sono SQL, non sono tabelle vere e proprie. Giusto? Tanto che ci siamo, lo diciamo questo. Sì, comunque è così. Il problema è che molto spesso c'è una distanza che è forse giustificabile da
dal fatto che è sempre stato considerato un mondo a sé stante, questo che alla fine DevOps riduce perché vai a distruggere quelli che sono i silo di separazione. Se mi consenti, più che distruggere, costringi lo sviluppatore e il DBA in questo caso, quello che materialmente poi gestisce e cura un po' l'infrastruttura su cui atterrano i dati, a confrontarsi. La distruzione del vero silos, dal mio punto di vista, è quella, il confronto. E la collaborazione derivante. Invece, quali sono i primi due scenari tipici che ritrovi spesso? Allora, bah, ce ne sono tanti, però diciamo che il principale scenario che mi ritrovo è un server centrale di sviluppo, che tra l'altro è spesso anche quello di produzione. Quindi ti trovi un server centralizzato con, nella migliore delle ipotesi, più istanze, in altri casi invece database diversi che hanno per esempio un suffisso, un prefisso nella naming convention per determinare se si tratta di produzione, test, quando c'è, e sviluppo. Diciamo che sicuramente ci sono dei problemi anche economici, perché molto spesso una licenza in più per fare server di test o per fare server di pre-produzione può arrivare ad avere un costo piuttosto importante. Però rimane il fatto che mi sento di sconsigliare una pratica di centralizzazione non solo degli interventi, ma anche delle persone, perché cioè, si finisce in un mondo in cui ci sono una marea di conflitti. Quindi provate a immaginare, non avendo la vostra sandbox, se dovessi andare a cambiare un dato di una foreign key e la mia applicazione è pronta a gestirlo, mentre quella degli altri che ancora non si sono sincronizzati con il repository, che semplicemente ha server ancora, non è aggiornato, si prendono tutte delle eccezioni, magari dando la falsa illusione di un'anomalia che non esiste. Quindi conflitti, violazioni di accesso ai dati, ma soprattutto rischi di poter cambiare qualcosa che sia relativo agli ambienti non di sviluppo, quindi cambiare scusate, le permission in produzione, perché poi molto spesso chi accede lì ha i diritti un po' per far tutto, non c'è neanche particolare attenzione sulla security. Oppure pensate soltanto, butto via questa tabella perché voglio provare a vedere cosa succede, e quella tabella è una tabella di produzione, e torniamo al caso che raccontavi prima del backup mancante. Ecco, questo è un disastro se ci pensate, soprattutto al mondo d'oggi non ci si può più permettere di dare dei down per un errore di questo tipo, a mio avviso. Il problema è che molto spesso è così, e in tali casi non si riesce a raggiungere facilmente nemmeno un primo step di migrazione. Quindi per esempio, fare versioning del codice è già un problema, seppure certi strumenti lo consentano. Ecco, questo è il principale scenario. Il secondo, invece, è sicuramente più comune, forse da un certo livello di aziende in poi, parlando di dimensione e strutturazione. Praticamente non sempre è possibile fare deploy diretti in produzione oppure semplicemente accedere in linea telematica ai server di ambiente, perché tali server sono gestiti da aziende esterne, quindi non sono direttamente in mano a chi sviluppa il software, ma c'è un distacco con in mezzo i cosiddetti gatekeeper. Quindi cosa succede? In quel caso l'unica cosa che si può fare è aprire un ticket allegando dei pacchetti da rilasciare senza neanche particolari specifiche. Quindi si ha la responsabilità dello script di deploy generato, ma poi in esecuzione, se ci sono dei problemi, dall'altra parte la responsabilità continua a essere tua, seppure la responsabilità dell'ambiente dall'altra parte sia dell'altra azienda che si prende in carico il pacchetto. Ecco, questo è il vero modo di creare dei silo. Non solo dal punto di vista di andare contro il mondo DevOps, ma anche dal punto di vista burocratico, perché provate a pensare soltanto all'escalation di un ticket in bassa priorità di questa cosa, cioè la dilatazione dei tempi di rilascio è qualcosa di ad oggi sempre più inconcepibile, e tuttavia rimane un ostacolo quasi insuperabile, perché capisco anche la necessità di avere procedure di questo tipo in modelli come quelli che descrivevo prima, dove chi fa il pacchetto non è quello che fa il deploy su server di produzione, che ha altri tipi di responsabilità. Quindi non è una critica per
per l'ecosistema e per il modello, è proprio una cosa che tende a tenere lontano DevOps dal mondo della pipeline di rilascio, e questo non vale solo a livello di database, attenzione, intendo anche la parte applicativa perché ne risente anch'essa. Provate a pensare a fare provisioning di una macchina virtuale quando l'ambiente non è vostro. Se non avete gli strumenti a casa, dovrete aprire un ticket anche lì e chissà quando verrà preso in carico e chissà se ci saranno le risorse. Quindi non avete neanche un sistema per poterlo capire a priori se le risorse stanno finendo. Cioè, il problema è che si tende sempre a voler ignorare in più poi la parte dei dati, quindi il rilascio di un'applicazione magari a priorità, la parte di gestione del database la perde proprio perché è un mondo ancora di più separato. Quindi non so tu cosa ne pensi, ma io ne ho viste molte di queste realtà. No, io concordo con la tua analisi, anzi, chiacchierando, il tuo primo caso mi ha ricordato un disastro, perché fu effettivamente un disastro, soprattutto per le ragazze della contabilità di un'azienda, di un amico che seguivo, aggiornamento della tabella dell'applicazione, quindi aggiornamento anche di una serie di tabelle nel DB, aggiornamento della fattura. Scusate, dell'aliquota dell'IVA a metà anno. L'inserto è stato fatto su tutte le righe della tabella fattura. Al di là del lock c'è anche un problema di business qui. Sì, no, decisamente. Al che la salvezza si è cercata nel database, il database non era backuppato scusate, nel backup, il database non era backuppato perché nonostante richieste più volte le specifiche backup non erano state fornite, e siamo proprio nel secondo caso, nel senso che c'è chi si occupa del database che chiede a chi si occupa dell'applicazione qual è il meccanismo che è opportuno per effettuare il database, ma meramente per avere consistenza dati. Non solo, secondo me c'è anche un discorso che riguarda la deresponsabilizzazione della cosa, perché tu sei il creatore di un'applicazione di cui vorresti essere committed, quindi anche proattivamente interessato sulla produzione, non te lo puoi neanche permettere perché ti puoi fermare al massimo a un ticket o a una mail. E dall'altra parte la domanda è qual è il vero interesse di gestire quel deploy rispetto a tutte le altre cose, ad esempio, che devono gestire. Quindi, cioè, non è colpa di nessuno, ma quello che si crea è decisamente, duro da Sì, affrontare. in questo caso fu un mese di lavoro in più per chi stava in amministrazione che si è dovuto ripassare fattura per fattura, mezzo anno di fatture, fortunatamente azienda di riparazioni, per cui non una multinazionale, niente. Alla fin fine si è trattato di ripassarsi 300 fatture da rimettere a posto a mano. Non è morto nessuno, ma è stato un mese di lavoro perso. Accompagnando aziende, dove si trovano più problemi nel cambio di approccio? Direi che il primo problema è la mancanza di conoscenza di un glossario comune, ma anche tecnico dal punto di vista della cultura DevOps. Quindi c'è chi prende ad esempio concetti ereditandoli dal passato, chi applica un certo concetto nel posto sbagliato, chi usa DevOps per fare silo, ad esempio, cioè facciamo un gruppo Dev, un gruppo Ops e in mezzo ci mettiamo un gruppo DevOps, cose di questo tipo. Quindi la prima cosa che sembra la più sciocca, ma è parlare lo stesso glossario all'interno del team, quindi avere un dizionario dei termini in cui dalla gestione del progetto, portfolio, come volete, fino al deploy c'è un glossario comune. Quindi che cos'è per noi, in generale basandosi sulle definizioni appunto originali, quindi cos'è la continuous integration, cos'è un repo, cos'è un branching style, cosa vuol dire pipeline, cosa si intende per il prodotto di Microsoft ad esempio, perché se utilizzate altri strumenti non hanno quel nome. Quindi a livello concettuale nel mondo DevOps c'è innanzitutto da inquadrare quelli che sono i termini del glossario e applicarli il più possibile al mondo del DB, che c'è ancora più distante, torno sempre a ripeterlo. La seconda parte è quella che descrivevo nella domanda prima, la mania di avere centralizzazione sul database, quindi cercare di mettere tutto su un server perché è più comodo e perché fare una sandbox sulla propria workstation è impegnativo. È impegnativo, è vero, all'inizio, ma una volta seguita questa strada, vi assicuro che
non riuscite più a staccarvene perché la sandbox centralizzata, se vi fa perdere accesso al dato magari che avete sul server di test, che è ovviabile con un semplice provisioning, però vi dà tutti quei vantaggi di staccare il cavo di rete e di avere tutto a casa, quindi di lavorarci con uno scenario simile produzione, quantomeno nella struttura, con dei dati mock, dei dati di cui si fa provisioning, però la sandbox vi isola, vi dà la possibilità della ripetibilità e per quanto possibile non solo la sandbox workstation, ma magari spingersi un po' più avanti, avere, non dico arrivare a Docker, ma almeno una virtual machine. Ad esempio, noi non pronti a Docker ancora a livello produzione, abbiamo detto per facilitare il colloquio tra chi sviluppa front-end e chi sviluppa back-end, abbiamo creato una virtual machine che chiunque si può accendere con all'interno tutto l'ecosistema. Ecco, quella sandbox è estremamente produttiva poi e vi fa ridurre anche il debito tecnico perché provate a pensare dover lavorare tutto centralizzato con le versioni tutte diverse del software, ma mai la versione di produzione perché bisogna fermare tutti per allineare, cioè una cosa molto dispendiosa anche in termini di risorse, addirittura alcune stanno ferme in certi casi. E il terzo punto, sicuro, quindi ripeto, mancata conoscenza del glossario, mania del server centrale o mancanza di sandbox, perché mania può essere anche offensivo e lungi da me. Terzo, classico, dare la priorità allo strumento, cioè lo strumento a priori, non lo strumento a supporto, ma lo strumento a priori. Quindi inizio a cambiare approccio, benissimo, inizio a cambiare strumento, quando in realtà nella maggior parte dei casi ho migrato aziende tenendo il loro di strumento, perché è più facile investire solo sull'approccio. Quando poi si vede che lo strumento che già conoscevano sta stretto, fantastico. Si fa il passaggio ed è molto più naturale rispetto a partire da uno strumento che magari è più ghiotto, però cosa fa? Forza uno a non capirlo, perché non capisci di cosa hai bisogno ancora, due a usarlo male di conseguenza, tre ad andare a sprecare magari del tempo pensando che tutto quello che hai fatto non va bene, perché dici ok, no, non funziona. Magari non è vero, è soltanto sbagliato il punto di vista. E il metro che nel momento in cui si va a valutare, insomma, perché se lo fai a posteriori, lo strumento hai sicuramente più consapevolezza di quello che ti serve. Guarda, io mi associo con questo terzo punto, mi aiuta anche a ritirare fuori una cosa che ho notato in tanti anni di esercizio. Io vedo, non so se sei d'accordo con me, una fascinazione intorno allo strumento che io ho sempre giustificato con qualcuno sceglie lo strumento, qualcuno si assume la responsabilità di scegliere lo strumento. Io che lo uso non sono quello che ha la responsabilità di far sì che lo strumento funzioni o non funzioni. Quindi alla fine, esatto, subendo però scarico la mia responsabilità, quindi non è più completamente colpa mia se qualcosa va storto, perché sappiamo tutti benissimo che nonostante che DevOps dica che bisogna ragionare per obiettivi, che non bisogna cercare le colpe nella gente perché non è produttivo, anzi, lo sbaglio è un tesoro da esaminare appunto per capire Il miglioramento esattamente. continuo anche, ci si basa, quindi. Esatto, non mi veniva il termine, grazie Alessandro. Il discorso però di fondo è che io ho notato spessissimo che l'adozione di un nuovo strumento, spesso e volentieri imposta dall'alto, è né più né meno vissuta da un lato come una forzatura. Io stavo nella mia comfort zone di prima, adesso ho la scomodità che mi devo imparare un nuovo strumento, un classico. Oppure, evviva, c'ho un nuovo gioco da esplorare, lo strumento, inizio a esplorarlo e a questo punto non mi focalizzo più sull'obiettivo, oppure qualcosa va storto, è colpa dello strumento che non ha le feature adeguate. Non so se anche tu hai riscontrato questi meccanismi. Sì, e facendo un'analisi spicciola, perché non è che sia un grande intenditore della psicologia che sta dietro a questa cosa, però credo che possa essere basato sul vestito, cioè lo strumento alla fine è il vestito che sta sopra la cultura, passami questa licenza poetica, cioè tu hai qualcosa di divertente che ti appassiona, va di moda fuori. E per essere come gli altri devo usarlo perché sennò sono indietro, non sono cool, no? E quindi una parte è quella sicuramente, a farsi prendere la mano. Il problema è che non è
che lo strumento sempre venga scelto dal board e non vengano coinvolti i tecnici. Questo no, non è assolutamente vero. A volte sono i tecnici stessi che si fanno prendere la mano dello strumento perché è più figo per certe cose. In realtà, secondo me, per valutare la selezione, la software selection anche dello strumento, ci vuole una consapevolezza della propria azienda che prescinde l'utilità che magari una particolare plugin di questo strumento ti aggiunge, no? Cioè, non è l'utility il problema è capire, ok, qual è il modo di lavorare della tua azienda? Sono consapevole che la mia azienda lavora in un certo modo e quindi ha bisogno di uno strumento che la aiuti a crescere in certi termini che io personalmente dico, ognuno ha la sua, cioè, non credo che si possa standardizzare. E questo è il motivo per il quale tanti di questi strumenti sono estremamente personalizzabili. Pensate a Jira, Jira è un pozzo di customizzazioni. Azure DevOps è meno configurabile, più orientato a un certo punto di vista, ma prima di arrivare a questi due grandi colossi, a me è capitato di migrare un'azienda che usava solo reporting server utilizzando Excel. Cioè, certo che non va bene usare Excel a tendere per essere produttivi, ma che poi anche questa è una frase che potrebbe essere falsa, ma si parte con quello che hai in azienda, riconosci quello che hai e che ti dà già produttività e vantaggi, non c'è bisogno di cambiarlo quello. Poi, quando si capisce che quello ti sta stretto, allora fai un'analisi di gap e magari un assessment di quello che ti serve e sulla base di questo fai una nuova software selection con chi? Con chi ci lavora però, non andando a imporlo. Perché? Perché poi il risultato è che chi lo subisce non si sente neanche coinvolto, proattivo poi quando sarà, tenderà a dire vabbè, mi hai messo quello, userò quello. A proposito di cambiamento e di uscire dalla propria comfort zone, quanto è scioccante per un DBA uscire da Notepad? Anzi, te la formulo meglio la domanda. Come reagiscono i DBA e i DB dev abituati a stare su una propria IDE dedicata solo al database, transitando verso altri tool? C'hai esperienze su questo? Diretta tanta, nel senso che mi faccio prendere da quello che hai detto prima tu. Quando lo strumento è figo, io lo voglio provare. Ok? Effettivamente, andando tutto contro a quello che ho detto prima, ma in realtà è provare per capire se può essere utile una software selection. Tant'è che, ad esempio, io ancora non mi trovo benissimo con Azure Data Studio, ma preferisco utilizzare Visual Studio Code per certe cose, ma per il tipo di lavoro che faccio io. Di certo posso dirti che non c'è un'idea di cosa sia un DBA, molto spesso. E si passa da avere risorse che seguono persone, che seguono solo monitorizzazione, persone che scrivono solo stored procedure, funzioni, programmabilità e le query, che alla fine è come se fosse un database developer con responsabilità. Figure che fanno da gatekeeper, cioè guardano lo script di deploy e dicono sì o no, è chiaro che non è il loro lavoro di attore, però dico il ruolo principale, e poi ovviamente in tutte le ore in cui non fanno questo lavoro fanno magari gli sviluppatori. Non c'è da negare il fatto che in Italia le PMI, ma anche più piccole, molto spesso non hanno figure dedicate al database, ma hanno lo sviluppatore che sa un po' di più di database e tante cose sono fatte così e benissimo. Perché appunto questo dovrebbe rafforzare il fatto che le figure si possono anche conoscere, non è per forza un silo isolato, è una specializzazione. Detto questo, però, ti assicuro che se prendi un DBA da stanzino, per capirci, che sta chiuso a controllare i deploy e le performance, il passaggio a DevOps, dal mio punto di vista, è un po' più orientata alla cultura ma meno alle attività, quindi calano del tutto le attività perché avrai strumenti che fanno i rilasci e i controlli per te mandandoti un alert e dal punto di vista della cultura invece vai in un assetto che ti consente di capire processi, procedure, insomma di concentrarti sulla pipeline su cui stai lavorando invece che sulle attività ripetibili. Se invece il DBA è un DB developer, che oltretutto fa .NET ed è alla fine quindi uno sviluppatore, se conosce bene il mondo dello sviluppo, la parte del glossario, quantomeno l'ha sentita nominare,
gli strumenti ne prova a decine al giorno, è abituato a contribuire nei repo online su GitHub e open source, e quindi ti dico sicuramente dal punto di vista delle attività è molto più semplice la migrazione. Dipende sempre dall'abitudine e dal punto in cui parte un'azienda, da cui parte un'azienda. Di sicuro ci si sposta su qualità e monitorizzazione proattiva degli ambienti, anche per dare valore al cliente e non soltanto anomalie e bug a cui noi sviluppatori siamo molto abituati, ecco. Sai, scusami se sono distratto un attimo, ma hai ricordato un carissimo amico che ho conosciuto anche e soprattutto grazie a quest'ottica qui. Lui era un bravissimo più come sviluppatore DB che come DBA, però era l'unica figura tecnica della sua azienda, non sua di proprietà, ma sua come dipendente. E a un certo punto sollevò verso l'alto, verso il management, la necessità di avere una serie di aiuti connessi con l'infrastruttura e connessi con la gestione dei PC, quant'altro. Stiamo parlando di una realtà che al suo top è arrivata a 60 PC, non una multinazionale, però io obiettivamente sul punto di vista software, in Visual Basic, gli ho visto fare delle cose estremamente sofisticate. Dal punto di vista dell'operation, alla fine si affidava quasi completamente a me, ma semplicemente perché riconosceva sostanzialmente i suoi limiti. Lui usciva dalla statale di Milano alla fine degli anni 60 come sviluppatore COBOL e ha fatto la sua storia, arrivando poi a un certo punto a capire proprio i limiti che aveva in un'infrastruttura che diventava sempre più complessa quando il suo ingresso in azienda era stato principalmente per gestire la base dati su cui si appoggiava la produzione da un lato, la parte commerciale dall'altro. Certo, beh, erano anche altri tempi da quel punto di vista, però già i problemi erano comunque gli stessi. Sì, diciamo che alla fin fine i problemi sono sempre gli stessi e spesso e volentieri i problemi erano anche connessi con la fiducia. Fiducia intesa come ok, io faccio questa operazione su Windows, sulla macchina A mi riparte, la macchina B non funziona. E qui a questo punto mi sento anche di iniziare un altro discorso. Hai parlato di rilasci e anche questo, se è meglio di me, è un problema di fiducia. Le figure, soprattutto il DBA, come dicevi, sono facilmente lo metto tra virgolette ovviamente, facilmente traghettabili verso un'ottica più moderna, verso la cultura DevOps, ma a questo punto è o non è un problema la fiducia, non tanto nel rilascio in sé per sé, ma che alla fine funzioni tutto e vada tutto bene, per la Direi tua esperienza? ovvio, nel senso, prova a pensare di aver scritto un software che hai continuato anche se l'hai martellato per 20 anni, ma per 20 anni ha fatto analisi di script e generazione di script di rilascio. Intanto ti senti, tra virgolette, distrutto da uno strumento che magari ti può soppiantare in 10 secondi, e quindi c'è anche una sorta di, non so, amore per quello che si è creato, perché, ripeto, ci sono persone che lo fanno da decine di anni, non è soltanto l'ultimo periodo. Prima non c'era nulla, cioè io vi assicuro che, e intanto colgo l'occasione per dire, il mio primo post su .NET secondo me era del 2004, se non ricordo male. Però a parte la digressione, il mio primo tool di deploy automatizzato, un ciclo sfruttando stored procedure e job di SQL che generava delle SQL. Ok, l'ho fatto nel 2006-2007, quindi il problema c'era già perché lavoravo in un'azienda che distribuiva software su tantissime realtà, non faccio nomi per rispetto, e tutte queste realtà erano simili. E cosa sto a fare a mano il rilascio? No, sono arrivato lì, il rilascio a mano veniva fatto server per server, e mi sono detto facciamo qualcosa per aiutare perché non si può continuare a perdere tutto questo tempo. E alla fine era un ciclo con qualche considerazione interna, perché ovviamente la customizzazione era sempre dietro l'angolo, ma era uno strumento di deploy.
Ecco, aver avuto all'epoca Octopus, Jenkins, o strumenti simili mi avrebbe dato come si dice, un power up di quelli micidiali, e invece no, però è l'atteggiamento che è lo stesso. Quindi oggi dico, meno male che c'è, non dico mi spaventa. La fiducia si acquisisce, nel senso all'inizio è normale non averla perché hai talmente tanto configurato la tua soluzione e sta talmente bene in piedi che anche se ci perdi ore e ore magari per sistemare la problematica che c'è qualche volta, dici ma per quale motivo devo magari pagare una licenza costosa per automatizzare? Anche lì dipende, consapevolezza d'impresa, in certi casi può andare bene quello strumento, magari programmandolo in maniera diversa da come si era abituati prima, e in certi altri invece è arrivato il momento di scalare, prendere quello che si è fatto e evolverlo. Quindi non si tratta di rifare o di sovrascrivere o di soppiantare, ma evolverlo per mettere al servizio di una soluzione vincente il vostro know-how. E quindi maggiore qualità, minore, come posso dire, predisposizione all'errore umano e soprattutto credetemi che quando ci si dimentica di una cosa che era la base della frustrazione del vostro lavoro, è una cosa fantastica. Si dormono sonni più tranquilli, soprattutto per i DBA che di solito quelli che conosco io stanno su ad orari notturni per fare rilasci. Quindi programmare una bella pipeline è forse più soddisfacente dal punto di vista del riposo, ecco, passatemi la battuta. Guarda, io ricordo che sempre con questo mio amico abbiamo passato almeno due, se non tre, Natali barra Capodanni in azienda, tutto chiuso, appunto perché c'era da fare l'aggiornamento delle procedure, la risistemazione, la rinormalizzazione dei dati, l'aggiornamento delle varie macchine, le migrazioni, che sono tutti scenari classici in cui tu devi lavorare tranquillo. Non puoi avere di mezzo la produzione che sta lavorando perché ovviamente non c'hai meccanismi tipo c'ho la mia sandbox, costruisco tutto in quel bell'ambiente, svuoto e funziona tutto. No, No, purtroppo, sei c'hai. tipicamente sotto una tensione micidiale e hai tempi, deadline ristrette perché l'online è. E poi quando hai tempo di avere una finestra di down? Io personalmente non ne ho, non ce n'è zero proprio di down, non si può. Quindi è tutto per forza in alta disponibilità. Quindi, cioè, immagino. Sì, il problema è questo, anche perché qui aggiungo io qualcosa. Io mi rendo conto che tra il 2000 e il 2010 c'erano disponibili delle tempistiche per cui era naturale fermarsi, che ne so, il periodo delle ferie piuttosto che le feste comandate, stavi lì dentro, facevi straordinari, però potevi fare una serie di lavori pianificati. Oggi come oggi neanche quegli spazi lì sono più disponibili in certi business, in certe aziende. Tutto deve essere disponibile sempre, comunque, in qualsiasi momento, H24. E lì le vecchie tecniche manuali non funzionano più perché non hanno più i tempi per stare dietro a queste esigenze. E a questo punto ormai ci avviciniamo un po' al tedio, se mi consente, perché ormai è qualche minuto che ci teniamo compagnia e teniamo compagnia, spero, a tanti altri che ci stanno seguendo. C'hai qualche consiglio finale, la ricetta della nonna, qualcosa che possa dare un po' d'aiuto e qualche spunto magari? Uno solo sarebbe. Dovrei sapere troppe cose per riuscire a impacchettare un consiglio e non ho neanche tutta questa esperienza per darne. Però di certo due spunti nella parte dev e nella parte, diciamo, più di rilascio e deploy. Mi sento di separarti i due punti in questo modo. Nella parte dev è fondamentale, anche quando si lavora solo su database, intanto cercare di non lavorare solo su database perché il mondo dello sviluppo è tutto molto appagante, dal punto di vista della ricerca, dal punto di vista della documentazione, dal punto di vista di creare qualcosa che poi alla fine è nostro, quindi ci si sente anche partecipi della cosa. Bisogna cercare di sentirsi partecipi della cosa, sennò
eseguire e basta, non so, non è neanche tanto gratificante dal mio punto di vista. Però entrare nel mood developer, io lo chiamo il mood developer, nel senso parlare e capire di repo, branching style, strumenti, source control, contribuzioni a librerie open source, avere possibilità di crearsi in autonomia una sandbox per dare una mano a tutto il team. Il tutto, ovviamente, come posso dire, circondato da un alone di collaborazione. Quindi, continuare a collaborare tramite strumenti che incentivino questa collaborazione, strumenti come Teams, Slack, anche strumenti di condivisione di lavagne tipo Miro, queste cose che consentono di fare analisi insieme su whiteboard condivise su internet. Quindi da questo punto di vista cercare di entrare in questo modo di pensare per arrivare ai due tool con i quali vi vorrei lasciare prima di uscire, avendo un approccio più da sviluppatore. Questo perché io mi sono accorto e qualche volta ho anche avuto qualche discussione con DBA classici che il DBA è sempre visto molto operation. Il DBA in sé può essere visto operation, ma chi lavora nel mondo del DB, quindi anche gli sviluppatori, dovrebbero imparare a guardare la produzione, ma anche cercare di ragionare in modo sviluppo, appunto, quindi anche creare pacchetti, parlare di artefatti, perché no, fare unit testing, ad esempio, oppure creare una procedura per installare SQL Server ex novo sfruttando delle librerie, perché no? Non c'è bisogno di essere per forza operation DBA concentrati per essere collaborativi e di aiuto, no? Dal punto di vista invece del rilascio, ecco, dal punto di vista del rilascio invece, più parte operation, più parte DBA, concentrarsi intanto sulla collaborazione con i dev, dal punto di vista opposto. Se un dev deve avvicinarsi a un DBA si deve avvicinare a un dev, quindi lo deve aiutare nel design del database, perché un DBA non fa script di deploy, un DBA fa design, modello, performance, analisi di query, aggiunta di opzioni di ottimizzazione dell'istanza, configurazione, sa un po' di networking, conosce il sistema operativo, conosce i sottosistemi disco, deve saperne di storage, deve saperne di sicurezza, deve saperne un po' di tutto quello che concerne la produzione e quindi la nostra applicazione per intero. Quindi un DBA dovrebbe parlare col dev per capire cosa voleva fare, insieme ovviamente a chi gestisce il progetto e sa qual è il requisito di business. Quindi questo è un po' tutto DevOps, non ci sono dei veri e propri ostacoli, ma soprattutto dal punto di vista del rilascio, pensare fin da subito alla qualità, agli ambienti che troverò, alla necessità di scalare, alla necessità di dare alta disponibilità, pensare in prevenzione delle regressioni aggiungendo dei test automatici. Capire l'esigenza per cui si va in produzione, quindi essere anche, come si dice, no, committed, cercare di seguire fino alla produzione, arrivare ad avere delle basi su cui provare i nostri script di deploy, non lanciarli perché secondo noi sono corretti. Quindi, alla fine di tutto, collaborare, parlare lo stesso linguaggio e spero che dopo di noi qualcuno parlerà di domain driven design, magari, e ci descriverà un po' meglio anche l'ubiquitous language, e insomma cercare di rimuovere questi silo e fare effettivamente DevOps anche mondo database. Giuliano, prima di andare via, volevo farti vedere un attimo un paio di tool che consiglio, sempre per quella parte che riguarda unit test, ma anche un po' per tutta la gestione dell'istanza SQL. Quindi diciamo che ci sono degli strumenti che ci consentono di essere ancora più DevOps finalmente. Eccoci, PowerShell of SQL Server. Esatto, Eccoci. intanto, prima di tutto, questo discorso di PowerShell è fondamentale, quindi un altro consiglio che posso dare è iniziare a guardarsi PowerShell, perché tramite PowerShell è possibile fare un po' tutto sul sistema operativo, ma questo riguarda anche l'istanza SQL. Quindi qui, vabbè, classico download e get started, però vi faccio notare che ci sono una marea di comandi per ogni categoria. Si parte dall'availability group, si arriva a vedere per esempio il database mail,
oppure lo stato della replica, lo stato dei servizi, fino ad arrivare anche al data masking, al failover cluster. E vi faccio proprio un esempio velocissimo. Il modulo si chiama DBA Tools. Quindi se installato, bene, altrimenti fate un install module di DBA Tools e tutto qua. Poi avete dei metodi come la getDBA, per esempio agent job, se non ricordo male. Ecco, agent job, specificando la SQL instance locale, vi fa vedere l'elenco dei job. Io qui ovviamente ho solo quello di default. Se no avete qualcos'altro come ritornami tutti i database di quest'istanza, mostrandomi solo il nome, ad esempio. Ok, quindi con tutti questi comandi, questi sono di get, però vi faccio notare che c'è una parte di migrazione che consente la migrazione di tutti questi oggetti. Quindi potete fare migrazione da un'istanza a un'altra sfruttando questi comandi. Ad esempio, ho installato un'istanza ex novo su un nuovo ambiente di produzione la settimana scorsa, sfruttando una decina di questi comandi in 1/2 ore, proprio perché ho dovuto testare un po' tutto. Quindi, cioè, è estremamente interessante. E di database io ne devo mettere una trentina. Chiaro che ci sono degli script SQL preparati con le permission, però tutto quello che riguarda l'infrastruttura, le permission sui database e quant'altro è gestibile tranquillamente tramite questa soluzione. E di comandi ce ne sono tanti, come potete vedere. Quindi Io vi invito a seguire questo link, dbatools.io, ok? aggiungerei un aspetto che, tra virgolette, secondo me hai tralasciato, che invece secondo me è molto molto importante. Quale aspetto? L'aspetto di delegation. Io scrivo uno script, lo provo, lo sistemo e a questo punto lo posso andare al mio collega con cuore leggero, che È magari riusabile. farà una è riusabile, dovrà o personalizzarlo o banalmente sostituirmi perché sono in ferie, Ed ecco però lì la almeno l'ho fiducia, perché provato. il DBA ha Bravissimo, controllato questo strumento. bravissimo, bravissimo. E Giusto. la seconda aspetto è la documentazione, cosa che si trascura in qualsiasi aspetto Ah, quasi dell'IT, sempre. purtroppo. La seconda invece, che poi non vi voglio tenere più di tanto, è TSQLT. Ecco, TSQLT è un framework free, fornito anche con altri strumenti a pagamento, però di suo è free ed è stato modificato 4 giorni fa l'ultima volta, quindi insomma è ancora manutenuto, è molto manutenuto, soprattutto da quando DevOps è arrivato preponderante anche nel mondo dei database. È un framework free, raggiungibile su tsqlt.org, che ha una serie di metodi che consentono appunto di creare test suite con classi, eseguirli e fare le asserzioni, fake e tutto quello che fa parte di un framework di unit testing, insomma. Soprattutto laddove avete casi limite sui dati o store procedure, questo framework è fantastico. Leggerissimo, si installa con un file SQL. Si installa ovviamente solo nella parte dev e build. Da lì in poi si devono filtrare via tutti questi oggetti perché in produzione non dovete andare a creare il framework, ovviamente. Però è estremamente interessante e vi consiglio di andare a provarlo. Solo questo direi è già tanto, perché già DBA Tools copre il 90% delle attività di un DBA, ma anche di un DB Developer. A questo punto siamo un po' arrivati verso la fine, mi sa che ormai siamo intorno all'ora di chiacchiere, quindi forse è il caso di iniziare un po' a tirare le somme. Alessandro le ha sostanzialmente già fatte, ha definito un po' una serie di aspetti, una serie di curiosità e di domande che gli ho fatto io. Alcune, lo ammetto, non sono neanche farina del mio sacco. E a questo punto è arrivato un po' il momento di salutarvi tutti, di sperare di aver risposto anche a qualcuna delle vostre domande. Magari se ne avete occasione, abbiamo reso disponibile la chat oppure avete a disposizione i nostri contatti in modo tale che sia a me sia a Alessandro Alpi potete scrivere, potete consultarci, incontrarci virtualmente perché purtroppo in questo periodo non si Già. riesce a fare più di questo. Scrivete E pure nella chat adesso durante il video e noi ci
cerchiamo di rispondere se ci sono cose interessanti secondo voi da approfondire, siamo qui. Ah, e soprattutto questa è la prima di altre puntate il cui numero finale non conosciamo, però ci aspettiamo di avere altre puntate nella rubrica, insomma. Speriamo che vi sia piaciuto anche il format. Se me lo consenti, Alessandro, dato che siamo entrambi appassionati anche di serie televisive, la puntata finale la conosce sempre lo showrunner, mai noi poveri attori che ci prestiamo a metterci la faccia. E a questo punto vi saluto anch'io, vi invito anch'io a scrivere sulla chat, che è un modo, diciamo sì, con cui abbiamo scelto di interagire con voi. Rimarremo ancora un po' qui a disposizione per rispondere alle vostre domande e per il resto ci vediamo alla prossima puntata. Alla prossima volta, ciao a tutti e grazie. Ciao a tutti, ciao Ale. Ciao.